vediamo. Aspetta, faccio così, guarda. Ecco qua. Mi vedete? Storto. Qui è la, no, è la maledizione di Pacione. Ci sono? Ok, ragazzi, perfetto. Iniziate pure, grazie mille. Okay. Quindi, Grigio, alla fine non doveva usare Ken, mi sembra di aver capito. Sì, ha detto in chat che ricordo. Ok, dai ragazzi, comunque mi fido di voi, io non... va bene così. Che era la canzone Mi fido di te, di Jovanotti? Mi fido di te, sì. Allora, vai, Grigione e Evendurias, quando volete. Peppe, dove sta indicando? Ci sono dei controller bongo di Donkey Kong. Bello Donkey Kong. Ben ritrovati a tutti, è crashato tutto, naturalmente. Vabbè, è colpa di Pacione, ragazzi. È quello il problema. Allora. Discord, vediamo lo stesso ordine tutti? Quando volete, Walter e Grigio. Stiamo giocando. Come state giocando? Indicando all'interno. Sì, nero, sei tutto schermo nero. Pezzo. Sì, sono schermo nero perché non li vedo. Su Fightcade, no. Giuro. Aspetta, riavvio, magari quando sono crashato. Vabbè, no, continuate a giocare, continuate a giocare. Continuate a giocare tranquilli. Okay. Non fermatevi. Che magari mi è... A me, essendo crashato... Eccovi qua, infatti. Dovevo resettare. Hashtag notte scarfi, dice Narco Yuri. Ho visto. Guru Meditation, fantastico! Andiamo bene, ragazzi. Andiamo bene. Minchia, stasera è una maledizione, stasera. Madonna, davvero. Quando se n'è andato Pacione, sta cosa è strana. Sì, sì. Fa pensare. Eccovi. Finalmente ci siamo, dopo altri problemi tecnici al tecnicismo, siamo riusciti ad arrivare. La diretta. Sì. Bene, quindi stiamo vedendo la partita, Evendurias si è già portato sull'1-0, sì. E sta facendo una bella costruzioncina lì in mezzo. Calit, non farmi troppo male, dopo, per piacere. Non posso dire le parolacce live. Ma no, grazie. Ti ringrazio. Ricordiamo che Evendurias non ha mai giocato al gioco come ad ogni torneo. No, dai, sempre, due volte ma ci ho giocato. Ma bugiardo! No, è vero. No, una volta contro... Sì, ma Peppe, tu devi capire che Evendurias gioca due volte al gioco, come se tu ci giochi per 25 anni, e quello è il discorso. Non lo so, ma perché lui lo apre... Ora, ad esempio, l'ha aperto avanti ieri, due giorni fa. Sta là, due giorni. Non stop. Allora, ragazzi, ricordo che chi vince la giornata di torneo, se streamer, avrà lo shoutino sul mio canale Telegram per un mese. Complimenti, Grigio. Che ribaltone. Guardami, vince questa d'oro? Cosa? Guardami su Discord. Sì, 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 Peppe. Non vedo, ma so. Non vedo, ma so. E oltre il VIP, quindi, se streamer avrà lo spammino, diciamo il messaggino, il bot gli dirà quando inizierà la live sul suo canale. Oltre al bellissimo attestato che vedremo tra poco. Scusate ragazzi, voi nella live non lo vedete, però sarebbe bello cantare una Nina Nanna a scarpino in questo momento. È appoggiato con la testa sul cuscino ed è una immagine bellissima. Io non lo vedo che sto giocando, ma deve essere bellissimo. Vi metto qua perché così vi faccio vedere un momento l'attestato del torneo, che è questo qua. Chi vince vincerà anche il bellissimo attestato che attesterà la potenza suprema. Intanto guardo Scarfino che ha un occhio aperto giusto perché si è sentito nominare, un sorrisino accennato. E adesso, ragazzi, potete cominciare a bittare, perché come Gischianto si sveglierà ogni volta che donerete bit, sub o cose del genere. questo è money grabbing, ragazzi. Questo è money grabbing. Scusate. Dell'acqua. Narpo dice bugie in chat. Sì, ricordo, Squallino, non è farina del mio sacco, È sia il video che avete visto in apertura che l'attestato è merito del buon Griuska, del mio braccio destro dei tornei.
appunto, dov'è Kryuska? E non c'era stasera. È un po' impegnato in sto periodo. Però dopo 10 giorni, ma ho capito da quella piccola immagine, quelle clipper era, ti è piaciuta? Sì. Ciao Holland, scusami, non t'avevo visto. Benvenuto. Avete fatto lo shoutino a Holland, per piacere, al buon Retro 3D, che anche lui fa tantissimi... Non posso. Hai ragione. Che anche lui fa tornei su Amiga. Tra l'altro io sfoggio la maglietta del mio gruppo, ragazzi. Allora aspetta, io sfreggio la maglietta del gruppo di mio fratello. Contribuisco alla sveglia della principessa, Scarpino, un arpo abitato. Quindi devo urlare, non posso, perché sennò si svegliano i miei principi e principesse di là e sono dolori. Quindi, grazie, Sundoku. Cos'è il gruppo? Sono sveglio, ci sono. Mutato. Che parli che sei mutato? C'è un recupero incredibile. Grigione, se arriva il diamantone rosso, aia. Senza diamante. Senza diamante, complimenti. No, cavolo. Bravo, Grigio. Pazzesca. Bravissimo. Oh, ragazzi, ma che match. Che match questa sera. Mamma mia. E i meglio devono ancora venire. Mi scappi a sentire le bestemmie. Ma sei stato tanto educato stasera, Scarfino. Il pisellone rosso di Grigio sta venendo su benissimo. Guardate che roba. Estremamente educato, ricordatelo. Bloccato. Come stai, Holland? Tutto bene? Siamo questo qua è il primo quarto di finale, Holland. Diciamo che la finale l'avete già vista. Però tra l'altro penso che non si sia capito, ma non ho capito come ho vinto, non ho capito cosa ho fatto tutta la partita. Penso che si sia capito invece. L'importante è che vinca. Bomba. Cerca il mistero. Chiamiamo Ruggero. Mistero. Con gli occhi bene aperti. Siamo un po' d'amore. Non ce la faccio a fare le imitazioni. Come fate? Chi? Ma non so, bisogna provare ad adottare nuovi accenti, magari non della tua regione, oppure semplicemente di altro. Questo qua è Heinz Beck. Che bello! Oppure bisogna provare a muovere leggermente le corde vocali facendo un altro tipo di voce. Oh, scusa Paperino. Ah-ha! Ma cosa sta succedendo? Un po' di delirio. Una parentesi. Vabbè, ma ci sta, Guardalo lì. Guardalo lì, Valterone. Mamma Walter. Mamma Walter in recupero. Noi ci divertivamo. Avevo paura che le partite potessero essere. Avevo paura che le partite potessero essere veramente troppo corte, facendo sfida secca, invece ci poteva quasi stare. Secondo me già penso pensando di aver deciso di farle singole. Com'è? No, secondo me pezzo è perché comunque è andata bene anche con gli accoppiamenti, perché sono stati sì. bene, capito? No, vabbè, ma tutte le partite sono state, cioè, alla fine sti cavoli. Quella corposa. Attenzione che piazza la combo adesso, Even. Mi sa che scappino. Boom! No. Che... Oh. Sì. Occhio. Occhio. Aia. Mamma mia. Che botta di 60. E diamante. 60? Incredibile. Mamma mia, ragazzi. Bravo.
Bravo Grigio, bravissimo. Buonanotte Yuri, buonanotte, grazie mille ancora per tutto, mi spiace un casino, mi spiace tantissimo. Buonanotte Narp e buonanotte Yuri. Allora, una cosa che volevo dire, che mi sono dimenticato prima, volevo dirlo prima che andasse via Pacio, ma fa niente. Il torneo di settembre, essendo una super beta, sarà molto probabilmente lockato a 16 partecipanti. E avrò di nuovo bisogno del vostro aiuto, un pochino come era successo per quello degli Qt Map, per rispettare. E buon, per adesso lo spoiler finisce. Tanto non credo che riusciremo a arrivare più di 16, di solito non siamo mai arrivati più di 16 nella descrizione in live, e presumo e penso che sarà fermo a 16 partecipanti. Poi comunque farò ancora dei test prima di metà settembre per vedere se effettivamente funziona tutto bene, però preferisco tenermi poche partite, perché se stasera che deve andare tutto bene è andato tutto a schifio, là potrebbe essere veramente un disastro. Capirete, non è vero, non capirete niente, perché non è che da capire chissà cosa, però è detta così. Capito nulla in questo gioco. No. Perché? Ieri ti pensavo, pezzo, perché ho visto su eBay alla modica cifra di 75 euro Soccer Brawl. Qualità! Io non li so i prezzi delle PC. Madò! GG. Mamma mia. Porca miseria. Vai Friggio. Porca miseria Friggio. Mamma mia. Finita? Finita. Combo, sono treni lì. È arrivato due treni cari di gente. Mamma mia. Allo smartphone pezzo, eh? Sì, sì, fai pure. Mamma mia, complimenti anche a Valterone, ma Stick Kaiser, grigione. Yeah. Hai capito? Fare il grigio, dove sei? Smutati. Hai capito? Allora, Warbumper 2 in prova. Quando siete pronti io vi vedo in sfida, quindi fai pure con calma, Paolo. Grigio. Dov'è grigio? Un bar è grigio. Qua è un bar è grigio. Che partitona, madonna. Complimenti. Porca miseria. Eccomi, ci sono. Buonanotte, buonanotte mio scarfino, buonanotte tra il telefono e il cuscino. Allora, il telefono, iPad e cuscino, perché col telefono sto guardando la live, con l'iPad tengo Discord. Perché devo sfidare io? Due in prova, Dani. Ok. Possiamo già andare, cioè, certo, no, quando volete. Ok, ora mi raccomando, hai battuto me, devi arrivare almeno in finale. Sono partite le prediction, che poi alla fine tra una cosa e l'altra non ho guardato. No, non sono partite. Ma allora magari secondo me il povero Scarax non riesce a farlo perché non ho impostato le cose. No, però anche se non basta che tu sei mod, se vai nella modalità moderatore lo puoi fare. Ti cambia la pagina. Vabbè, dai. Editor, ma è moderatore. Al limite lo faccio un attimo io. Tanto ormai questa sera è andata così, iniziamo a scommettere da adesso. Allora, avvia il pronostico. Allora, vincitore. Pollino riporta personaggi utilizzati. War Ken e due in prova Sakura. Ok, controllate voi, ragazzi. E due ha sbagliato, ha ripreso Sakura, mi sa. Sì. Ah. Devono ripartire. Chiudete, ragazzi, ripartite. Sì, due, devi prendere un altro personaggio se che ci non senti. Sia Sakura. Ditemi quando ci siete. Vabbè, a parte che vi vedo. Comunque, ragazzi, secondo... Eccoli qua. Secondo quarto di finale. Visto per Rick Hunter, non mi nominare nel tuo blog per questa partita, per questo torneo. Perché tanto ho fatto schifo peggio delle altre volte. Ma non è vero. Direttamente. Ma non è vero. Morrigan and Slam. Credo che ci fosse qualcuno che non doveva sapere che c'era. Allora, abbiamo visto Squallino, ti riportiamo perché ti leggiamo. Poi quando ti decidi a venire su Discord anche tu.
Allora, War Bumper. E due in pro. Voilà. Votate pure, ragazzini. Votate pure, le prediction sono aperte. Sarà difficile anche buttarlo giù riassunto, visto che non ho capito anch'io. Ci sta, Rick, ci sta. Hai visto che tabellone, Steve? Mancavi solo tu. Mancavi solo tu. Mancavate tu e anche il buon Ace. Il buon Ace, tra l'altro, se non ricordo male, è pure molto bravo a questo gioco. Quindi era un'ottima occasione per recuperare punti sui primi due. Peccato le ferie, maledette ferie. No, sto scherzando. Porca miseria, ste ferie. Porca miseria. Porca miseria. Bene, ragazzi, intanto io vi dico che esattamente tra 3 ore mi suona la sveglia. Quindi vediamo di tagliare. Ormai ci sono io a svegliarti. Io te l'ho detto, ti tengo sveglio. Mi tenete compagnia, tanto poi ho un'ora di macchina, mi tenete in compagnia poi, no? Quando vado in macchina al lavoro. Soprattutto Scarpino, lo vedo bello, bello, bello propenso a tenermi in compagnia. Sì, sì, sì. Tengo compagnia io. Grazie. Però non ti guardo perché sennò poi troppa invidia. Non sarei stata una minaccia per nessuno. Sei giù? Che? Sei giù o su? Sono giù. È giù, se no partecipava anche lui. Lui è in orizzontale, Peppe, non lo vedi? Sì, lo fai. Era giù. Perché è andata fuori poco sta maledetta? Steve dice le bugie in chat. Che ha detto? Sì, sì, infatti, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Ma non dovrebbe aver l'autofocus, gliel'ho disattivato a sto cesso di fotocamera. Ma tanto te lo fa da una vita. Eh no, ma l'avevo tolto stavolta. Un compleanno, capito? Vai via il gatto, pezzo. Il gatto posta un rene, però è veramente esageratamente bella. Wow. Guardate che blu, che blu. Comunque, il buon Paolone ci sa fare, eh? Zitto, zitto, cacchio, cacchio, non mi funziona niente, attacco il cellulare. Sti cavoli. Sì, ma secondo me nasconde la sua forza, Paolo. Ha un ingrediente segreto. Non ti posso dire qual è in live. Ciao Raimondone. Allora, siamo al secondo quarto di finale. Dopodiché la semifinale la vedrete in contemporanea, perché sennò non finiamo più. E poi io direi, se non vi offendete, indipendentemente da chi sarà in finale o nella finalina, la facciamo FT2, sia la finalina che la finale, perché sennò davvero non finiamo più. No problema. E parla anche stecca la finalina. Tu dici come volete. Fare non lo facciamo. No, vabbè, ci mancherebbe. Cambiare le cose, troppo le carte in corsa non mi piace. Decidete poi, decidono poi i finalisti. Pezzo, ci vuole un trofeo speciale stasera. Io non lo davo felice, bellissimo. Perché Scarf ha battuto sul tempo Claudia nel dormire. Con Discord aperto. Adesso non sveglio. Ancora per poco. È ancora in lista. La partita è ancora aperta per me. E bravo Paolone. Vedremo quando. Ma più avanti riesce a aggiungermi il dopo festival? Steve, fai una cosa, quando arrivi, entri nella stanza giochi online, così ti vedo a colpo d'occhio e ti aggiungo da lì, perché sennò se devo andare a cercare un macello, poi volentieri. Anzi, sai cosa fa? No, non riesco a cercarti adesso. Fammi vedere se ce la faccio mentre voi giocate, un po' vedere. Allora. Sì, eccoti qua, ti trovo, eccoti qua. Sacchetta. Ciao Steve. No,
Ho sbagliato. Ho schiacciato su Ago. Ho bannato Ago. No, non è vero. Bannato Ago. Dice che Scarpino fa parte dei rompi. Fanno così perché sono piccolo e nero. È un'ingiustizia, però. E mi chiamo Calimero. Calimero, Calimero. Simpaticissimo pulcino sorride. Ho preso un posto di pacione. Qualcuno deve fare le vite. Ma tu eri intonato. Ah, sì, insomma. Guarda, pacione chi è che ha detto pacione intonato? La maggiora smasca alle spalle. Chi è che ha detto? Puoi venire, Steve? Puoi venire, ho già fatto. Chi è che ha detto pacione Steve intonato? Lo vedo. Sì, ma gli ho aggiunto. Aspetta, lo sposto io. Ah, è andato lui, è arrivato. Eccolo qua. Eccolo. Steve. Steve. Ciao, Steve. Ciao, bello. Ti vedo illuminare, ma non ti sento. Ti vedo, ma ok, sentirvi. Adesso ti sento, sì. Ciao, Steve. Sì, adesso sì. Okay. Adesso in quale sì. Parte della penisola ibrica ti trovi? Devo finché sincronizzare con la... Togliere la live. Adesso fate bene addormentare Scarf, dopo quando me lo se l'aspetta lo butto in live. Na 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 ni no, questo scarfo a chi lo do? Allora, vediamo un pochino qua come sta procedendo la l'Ambaradan. Un 2 in prova, bello scarico. Abbiamo andato in là altre due gemmine. Ma Warbumper si sta facendo un castello rosso, si sta facendo una bella torrina rossa. Rincara la dose. Nel frattempo anche Scarf fa un castello fra la sua testa e il cuscino. È inutile, ormai ho fatto lo screen. Sì, ne ho fatto più di uno io. Il dito magico. Oh oh, diamantino. Oh, bomba. Se la giuca sui blu è chiusa. Ma Paolone, che cosa ha combinato? Bravo Paolo. Bravissimo, cioè questo gioco davvero è tremendo. Che è tremendo. Cosa? Ah. C'era Dani che era scarico completo in tre mosse. Pazzesco, pazzesco. Tipo Meluz che mi ha ucciso in tre mosse praticamente pure. Non ci ho capito una mazza. È la mossa di Kill Bill, quella dei cinque colpi delle dita, com'è? Che non lo vedo da secoli, bello. Bellissimo. Vabbè, io poi Tarantino lo adoro. Sì. Comunque dicevano... Oh, che non fa film. L'ultimo che ha fatto è... C'era una volta in ad Hollywood, mi sembra, l'ultimo, no? No! No, no, è vero! Sì! Quello dei seven, dei sette... No, otto era dopo. Era dopo! The Haters, Wonderful Eight. Ah, è vero! Che non l'ho visto, quello... No, scusa, The Hateful Eight è prima, di C'era una volta ad Hollywood. Prima di... Di C'era una volta ad Hollywood. Era l'ultimo. Oh, oh, saltato tutto. Ah, no, è partito. È flippato. Sì, sì, c'era una volta ad Hollywood, era l'ultimo, quello con Brad Pitt e... DiCaprio, sì. Esatto. DiCaprio. E Margot Robbie. Era laggato, pezzo. Sì, sì, ma capita a volte. Strano, stasera ha funzionato tutto alla perfezione. Occhio, che qua... Sta arrivando una bella sequela per il buon 2 in prova. Questo è un bel incontro. Ehi là! Adesso arriva anche un altro. Ai, che botta! 36, chiusa. No, bravo, vado. Paolo è incredibile, è immortale, è peggio dell'Highlander. Pazzesco. Ti si se... Khalid, sai che io non ti sento per niente. Sei molto basso. Ti alzo a bomba. Ti sento proprio. Però di
recuperare un po' tutto, ma datemi un po' gli highlight. Quali sono stati finora i match che devo assolutamente recuperarmi? Beh, Paccione Cappina. Pezzo Paccione, sì, infatti. Steve Garlino Bob. Ma alla fine, guarda, Steve, sono stati veramente... Ma che punto è? Della... Anche lei la vedevo bravissima. Claudia, sì, molto. AMS Links, grazie per il follow, benvenuti. No, benvenuti. Mi piace, ah. Contro? Contro Valterone. Che poi dopo è uscito. Contro il grigio. Ma guarda, stasera sono stati veramente dei match pazzeschi. No, vabbè, Steve, devi... al solito non guardare la mia perché tanto perdi tempo. 30 secondi, però 30 secondi. Vabbè, non li perdi, non perdi tempo. 30 secondi. È facile da recuperare allora. No, li schifo. Ma non ci ho capito un cazzo. Ah, mi è stato giallo. Allora, io direi che vado a prendere un trucco di luppolo. E Dom è troppo silenzioso stasera. Che dire, là? No, sto giocando a Final Fantasy Tactics nel mentre che... Io non blocco a Final Fantasy. Sono estremamente corto e rischio veramente di crollare, quindi faccio un match al Tactics e poi mi riprendo. Vabbè, ma ci mancherebbe. Occhio. Vendo ancora la pelle. Ricordiamo che c'è, questo qua è un match point per War Bumper. In caso di vittoria di due in prova, invece si andrà allo spareggio. Lancia una Dokken, Madonna. Non da poco. Boom! Sono i quarti ancora, sono della semifinale. Sì, sì, è il secondo quarto questo. Doppia combo. Bravissimi. Vuota. Bravi, bravo, due in prova, bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Alò, vorrei farti poi sapere che avevo scommesso di per farti vincere. Complimenti. Complimenti. Ragazzi, è la seconda volta, cioè sarà la sesta volta, sesta partita che faccio io. Sei portato. Tranne che tu hai giocato per due o tre volte di fila con Evendurias. Adesso. Che volta con Edo ho giocato in privato. Ma Edo può confermarvi che cioè, sono ragazzi, io. Beccatevi che match c'è adesso. Meluz contro Linobob, ragazzi. Wow. Ma hai fatto sudare tantissimo. Sei stato bravissimo. Bravissimi. Veramente. Bel match. Bravi, bravi, bravi tutti e due. Bravo, grazie, grazie mille. Bravo. Ma ragazzi, prendete i poppi. Ragazzi, siete stati bravissimi. Ma bravo tu. Ma bravo tu, che alla prima apparizione al torneo sei arrivato ai quarti, non è da tutti, eh. Complimenti. Ho avuto anche una spinta iniziale della partita vinta a tavolino. Ma va, ci mancherebbe. Lì sono, e fa parte del mestiere. Allora, ho giocato così bene che Bruscarf si è rannicchiato sotto il cuscino per la paura. Io intanto colgo l'occasione per salutarvi. Ciao, vi abbandono. Grazie mille. Ciao. Spero che tutti sia divertito. E grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, caro. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Meluz e Lino, quando volete, ragazzi. Forse Lino deve sfidare Meluz perché è in away. Ah, scusate, no. No, è tranquillo, non c'è problema. Eccoti qua. War. Ragazzi, chiamate tutti, perché qua, dimmi, secondo dimmi, me... Ci sono, dimmi. Complimenti per la scelta del bicchiere stasera. La tazzina? La tazzina bianca, ce ne sta di più qua dentro. Non ci credo. Più di uno sciottino? Olè. Più di tanto ce ne sta. Quando volete, siete online. Siamo? Akuma. Allora, Meluz, Morrigan, Lino, Sakura. Ok, non potete prendere questi qua due voi, ma voi lo sapete. Grazie, Scollino. Grazie, grazie. Akuma Matata. Akuma. Ho visto Akuma, ho detto Akuma è un casino. No, ma Akuma è uno dei personaggi nascosti, non si può prendere, sì. Abbiamo detto. No. Ok, entrambi prendono Ken. Vediamo, sono curioso. Prendere, detto. No, non si può.
Infatti per lì me sembrava vedere una fuma, ho detto what? No. No, no, hanno fatto la battuta. Potete prendere Dan se volete morire. Era nell'intro del gioco. Vorrei vedere. No, se tu volessi vincere con Dan, gli dai la vittoria a tavolino. Sì, sì, no, no, gli regalo il PC. Gli regalo il PC proprio. Counter da tutti i russi, sono immagini solo rosso. Però una finale Dan contro Dan sarebbe bella, effettivamente. Sarebbe molto. È vero. Falla per quella la finalina. La finalina. Dai. Oi, ragazzi, guardate un po' che roba che stanno facendo. E non per romperti. Mm. Ma i soldi dove sono? Hai pagato? I soldi? Io ho scommesso. Giusto. Io ho puntato su War Bumper. Che poi ho scritto Squaw War Bumper. Steve 2 in prova. Che cazzo ho scritto? Io lo trovo durissimo, Allora. Pronosti. Questi sono signori, questi se le danno sul serio. Senza scherzi. Oh, ho vinto 2734. Okay. Allora, adesso. Lino. Contro Meluz. Voilà. Votate. The Prince. Diamantini entrambi. Vediamo un po'. Chiusa. No, che botta risponde. No. Eh sì, cioè, bravissimi. Lino è una macchina, mamma mia. Cioè, la. Lo poco fa mi ha piallato. No, ma insomma, poi sono bravi. Cioè, guardate la velocità che hanno nel posizionare i pezzi entrambi. È pazzesco. Se è molto veloce, difatti, la velocità. Mamma mia. Scende dei pezzi, eccetera, mi ha fregato in una maniera incredibile. Vabbè, anche a me non mi ha dato tempo di. Completamente, completamente. È stato veramente notevole. Sì, sì, sì. Ma infatti se non hai tempo di riflettere questo gioco. Sì, sì, ti manda in crisi. Gwen prova, sta facendo raid. Come? Vi lascio un attimo da soli, Le architetture di Lino Bob mi affascinano sempre molto. Ragazzi, i gatti anche perché sono molto efficaci, ma tanto efficaci. Wow. Ragazzi, il gatto mi ballano. Spacciamogli il canale. Si dite che parolacce. Ho per figli SEO persone sbagliate. Diretano. No, però così è troppo, Steve, dai. Mi sarei attestato su un sedere. Ok. Ma lo spiegate Lino Bob che gira in continuazione. Sì, così erano le tabelle. Secondo me è una tecnica di ipnosi. No. L'avversario ti guarda. È per tenere una ferma. Lui sa esattamente quello che sta facendo. Ah, questo è poco ma sicuro. Voglio dire. Ma sai, farlo a quelle velocità si potrebbe anche sbagliare. Ma chi dice? È che è abituato con giochi anche più veloci. Sì. Ah, se vedi Tetris online, madonna. Se l'avete visto giocare Tetris online, madonna. E ZR4 dice Resi in chat, spaghetti spezzati, carbonara con la panna. Perché non c'è posto? No, non si possono dire questa cosa. No, tutto, ma tranne questo. Non c'è il proprietario del canale, giustamente lui. Io di nuovo posso fare una challenge con i blocchi invisibili con una mano sola. Ma com'è possibile che ti sia ripetuto? Madonna, che rischio di nuovo. Boom. Che cazzo ha fatto? Doppia combo a 32. Così. Allora. Comunque, se doveste avvistare uno scarf, mi chiamate. No, per ora tutto tace dalla finestra di scarf. Ma alla fine, scarf come fa? Ma lo scarfino come fa?
Non c'è nessuno che lo sa. Mi dice dormi troppo. Considera che io pensavo Scarf se ne fosse andato perché non ho riconosciuto il pattern del cuscino. Ho detto non vedo più la faccia. Quella è la mimetizzazione. Mimetizzazione per morte. Beh, adesso parte la musica di Metal Gear Solid. E comunque da domani non sarà più Blue Scarf, ma sarà Blue Pillow. Effetti avrebbe senso. Scusate la fuga latte. Abbiamo un nuovo amico, Petro. Che è successo? Si chiama Blue Pillow. Ah, ok. Non ti si vede più, pezzo. Grey Pillow. Sì, sì, ho chiuso perché è sfocata la cam. Attenzione. L'attacco dopo. Azzurrino, uno contro uno. 1-1, scusate. Aspetta. Secondo round. Avete osservato, Melus ha vinto, ma ha dovuto fare 3 combo da 40 per buttarlo. 3 combo da 40 pezzi. No, e consecutivamente. Impressionante, Lino. Beh, ma come tiene testa Lino Meluzzalino Bob? Bene, mi consola un po' perché sono uscito veramente con vergogna. Dom, ma non sei l'unico. Finale, Dom. Eh? Io c'ho War Bumper che sta quasi in finale. Cioè, vabbè, la War, cavolo, Paolo si è difeso alla grande. Insomma. Stasera ha fatto la gara. Sti cavoli. Mi avresti fatto via il diamante. Ho fatto quello che ho potuto. Oh, no, ma non ha asfaltato solo te, ti ricordo anche a me. Sì, ho visto. Abbiamo avuto lo stesso triste destino. Ho detto, ma ho fatto start. Ma io ho pensato, ma ho fatto start al gioco. E magari come nel flipper, che nei primi 3 secondi hai la palla bonus, invece qua no. Esatto. Boh, di flipper non ne capisco io. Attenzione. E chiude. Grande Lino. Niente. Bravo Lino, complimenti. Peso benissimo. Bravo. Complimenti e bravo anche Melus, ragazzi. Che partitazze. Madonna. Che partitazze. Cavoli. Allora. Complimenti, ragazzi. Bravo. È caduto il cuscino da Discord, comunque. No. Attenzione. Il signor pezzo di nerd è pregato di riattivare l'audio perché non sentiamo la sua voce. Grazie. Come dicevo prima. Sì, nella full cam non ho il microfono. Grazie comunque. Grazie, ragazzi. Allora, andiamo ad aggiornare. Già aggiornare. Complimenti a Meluz, ma il buon Lino vado a menzionare. Questa sera è inarrestabile. Inarrestabile. In via punteggi. Il finale Frigio War Bumper è come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà comunque. Khalid, ci tocca. Sì. Ci tocca. Mi si sente? Sì. Okay. Sì. Allora, aspetta, pronostico, aspetta, pago un attimo le scommesse, scegli il risultato. Allora, Ricco! Lino, ok. Abbiamo votati contro, apri il nuovo. Butto, ok. Allora, vincitore tra me. Non votate su di me, per piacere. Fatevi un favore. Dipende. Ma vediamo un po' come vanno. Cioè, hai battuto Paccione che ha battuto Cappina. In realtà è veramente una sfida. E Khalid. Ti dà l'ultimo sangue questa. Ok, allora. Fightcade? Dove sei, Khalid? Vedo ci sei. Not available. Sì, è vero. Mi sposto. Allora, online. Io e te cambiamo scena. Quando vuoi. Eccoti qui. Super pauso. Ok, quando vuoi. Allora, io non posso prendere Donovan, se non sbaglio. No, aspetta. Truffatore, questa l'hai pagata, scommessa? Io chi sono? Sì, sì, l'ho pagata. Sì, l'ha pagata. E... io mi sono rovinato con questo. Prendo Sakura.
Adesso mi devo ricordare che sono a destra. Ma non ha vinto Lino? Sì che ha vinto Lino. E perché me non mi dai i punti? Hai votato sbagliato allora. No, ho votato 2000 su Lino, ho puntato. Era il bagarino fallato. Ho scritto che lei ha avuto. Molto stata, fatti votato. Mentre ero andata a menzionare, volevo tirare altri punti, no? Vabbè. L'importante è della quale 15.000 per girargli lo schermo quando mi va. No, sì, ma non c'entra, non puoi, non puoi girarlo nei tornei. No, stasera no. Per piacere. Sarebbe una cattiveria troppo grossa. Già è problematica così. Il prossimo gioco in cui perdi un'ora per fare una fase e poi... Grazie. Lo sento, come direbbero i nostri amici. Oddio, cosa faccio? Così. Posso finalmente correggerti e dirti che lo sento vuol dire mi dispiace. È vero, è vero. Finalmente, chissà quant'è che sei lì che dici, ma porca miseria, ma lo sa quello che dice. Morto. No, non ancora. A dire la verità, adesso posso fare un colpaccio. Che cosa vedo nell'altro schermo? Che pezzo, guarda. Oh. Oh, oh. Attenzione, attenzione. Perché non sono scoppiati? Cosa ho fatto che non andava? Perché non sono capace di giocare questo gioco? Sono messi sul colore sbagliato. Adesso faremo una sequela di tornei di Super Puzzle Fighter per far imparare il pezzo a giocare a sto gioco. Perché non sono capace. Io ci vengo. Ma neanche io sono capace, pezzo, guarda che... Sì, ma io non ci ho capito la mazza. Aia, vedo warning. Vedo warning e ho paura. Comunque in confronto ad altri giochi giocare con il computer non aiuta. Che male. Che male. Ai. Morto. Ai. No, non è detta. Vediamo. Cosa faccio? Sfida l'ultimo sangue. Ho sbagliato. No, ti hai tappato il verde. Ho sbagliato. gli è partita una combo, Edo. Però perché ancora però adesso arriva. Però bomba grande. Guarda, bella partita. Madonna, pezzo che recupero. No. Attenzione, attenzione. Wow. Oh, per poco. Per poco, perché si partiva la combo Khalid. Questo si chiama buccio di culo. Buccio de culo si chiama. In tutto ciò Paccione se la sta perdendo. Gli manderemo la clip. Ovvio. Tanto per rovinare le ferie, no? Comunque io ti suggerirei di giocarti più tornei senza conoscere i giochi, perché vai meglio. Gian, a me non risulta. No. L'unica volta che conoscevi i giochi quando ero in coppia con te e c'è finita schifo. Conoscevi, abbiamo provato due giorni prima. Madonna che male. Ciao. Mamma che botta. Mamma che botta. È partita la spaltatura della via di pezzo. Tanto male m'ha fatto. Tanto dolore m'ha causato. Bellissimi i cavalli marci. Che castigo. Che i cavalli marci. Ciro il figlio di Target. Bellissimo. Tanta roba, eh. Tanta roba. E Mimmo smuccia cosa. Siamo troppo novantini comunque, no? Nah, non si è mai troppo novantini. Beattivo. Diglielo Lino, anche ottantini. Novantini come Green. No, idea di tutto sei. Io sono 86, non è che sono novantino. Okay. Novanto come crescita.
Beata gioventù, Peppe, beato. No, porca puttana. Ci sbagliamo noi di 10 anni, sei del 76. Sbagliato. Perché l'ho messo lì? Bravo, Cali. Ok, io non mi bravo vedo. Bravo, Cali. GG Cali. Il primo round però è stato incredibile. Sì. Vede la partita scambiando. Here comes the new challenger. Io ammazza come gioca bene pezzo, ma che sta succedendo? Si è disincato magari. Stava giocando qualcun altro. Oh, sta giocando con questa stasera, guarda. Dio, ho gli occhi spezzati. Allora. Ti volevi un Peppe, amici? Fai il bravo, Peppe. Che ha fatto, Paolo? Le cosacce mentre io non posso guardare. Bravo. Bravo, diglielo. Le cose divertenti quando non si possono guardare. Rick dice che già 30 anni invece di giocare ai tornei di disco giocheremo ai giochi da sala. Speriamo. No, non giocheremo di Virisco, io penso che continueremo a fare i tornei a 90 anni in ospizio con i retro, sarà sempre videogiochi. Io vorrei ai cabinati. L'ospizio che vorrei, allora, bellissimo. No, cazzo, sono stato lento. Andare a finire molto male, Gavi. Potrei farci la del mame e sul Facemaker. È un'altra bomba, attenzione, aia. Almeno il Game Boy ci girerà, secondo me. Calit ha avuto lo schermetto. Un sussulto d'orgoglio. Ho la velocità di reazione di un bradipo quando sta dormendo. E dopo una canna. Sì, esatto. La piccola MMO mi piace quel concetto. Dio, che riesco a vederla davvero, è triste. Sono briscola MMO, potrebbe essere la novità del secolo, signori. Okay. I sviluppatori a rapporto. Regioni intere di ultra ottantenni di di fronte a un PC con un la lore di tutto il gioco. Dei bastoni a sono morto. Cali. La gara chi è il gioco più potente, quindi era il bestemmione più forte che faccia risuonare tutta la chat. The winner is... È la vibrazione HD per far vibrare il tavolo con l'ancilasso dell'asso di briscola. Bravi ragazzi. Bravo, bravo, bravo Calit. Ragazzi, abbiamo appena inventato il gioco del secolo, vi rendete conto? L'ultima democratica ancora che non si sono presi i giochi. Oh, ma raga, ma in tutto questo Tancro è ancora qua con noi, eh? Dormo. Sì. Allora invece Scarfi si è abbandonato. No, Steve, immagina, perché io mi ricordo il periodo di mio nonno quando ero piccolo alla villa a giocare a briscola, come dici tu, e noi fra 40 anni, per dire, alla villa con i cellulari in mano con Fight Cade. Casa del Popolo 2.0 con le postazioni squadrate, entri dentro, c'hai la porta che, con la chiusura ermetizzata, e puoi bestemmiare, puoi incazzarti, repenti, bestiame. Ragazzi, scusatemi se vi interrompo, se no non finiamo più. Allora, abbiamo finito i quarti e direi che adesso vedremo una delle partite che potenzialmente potrebbe essere... C'è una finale annunciata, una partita davvero pazzesca, tra due che si sono rivelati... Due che non sapevano giocare, che invece vedremo cosa riusciranno a combinare, che sono il buon grigio e il buon War Bumper. Le prediction sono già partite, ragazzi, sfidatevi quando volete. Scusa, il grigio come... Ah, ok, mi ha sfidato il grigio. Sì. Va bene? Vai, uguale. No, in finale, Squall, è la finale, giusto? Dobbiamo cambiare il personaggio, Peppe. Sì. Ancora adesso, poi... Dobbiamo prendere un personaggio diverso. Dalle ultime due. Esatto. Dall'ultima. Dalle ultime due? Sì. Ok. Comunque, Pezzo mi hai fatto perdere i soldi. Io ve l'ho detto, non scommettere su di me, te non ci credevi.
non è colpa minchia, sua, sei una truffa. Dite, prendetevela con Khalid, non prendetevela con me, che neanche doveva giocare Khalid, che cazzo. Sei passato l'altro lato, prima venite, fate il torneo. Sì, sì. Il torneo, basta che non gioca contro di te. Ma io io adesso chiedo l'annullamento al VAR. Ho scoperto settimana scorsa che era tu il VAR, quindi. Come? Questa settimana scorsa che sarebbe stato Super Puzzle. Ah, ok. Sto lavorando troppo. Non ho avuto tempo di giocarci in sti giorni. E io qua non ce la faccio a votare qualcuno. Ragazzi, secondo me hanno tenuto il loro main per l'ultima e possono farlo e possono riutilizzarlo poi in finale. Quindi qua secondo me due Donovan c'è da ridere. Andremo un partitone. Sì. Grazie Scollino. Ah, intanto, visto che con i puntini facciamo un redeem, così avrò un secondo... Eccolo! Manda pure quando vuoi. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che non vi ho detto, se volete anche voi provare a partecipare ai tornei, interagire con tutta questa bellissima gentina, questa community fantastica, ci sono i social, punto esclamativo Discord. Oddio. 77? Benvenuto, grazie per il follow. Se magari scrivi qualcosa in chat, mi fai un piacere. Conosci Ele? È uscito San Marco dalla... Ok, fantastico. Avevo paura di un bot. Ciao Trip, scusami. No, parla. Io ultimamente ho paura di Nick con i numeri, quindi benvenuto allora. Benvenuto, grazie mille per il follow. Scusa il mistake. Dice, ecco, bravissimi. L'anno non è... Bravissimi. Telegram e Discord sono lì. Abbiamo in chat, c'è Zanmarco. Ciao Marco, sei arrivato un pelo in ritardo. Ero liberato dalla cantina. Non ti preoccupare. Comunque, ciao Trip, io mi presento, sono Pezzinera, ma penso che tu, avendo già scommesso, hai già visto un pochino di questa sera. Sono Pezzinera sul canale Porto Retro Gaming, principalmente, e organizzo una volta al mese, l'ultimo venerdì del mese, con questi bellissimi personaggetti, il campionato di nerd. Ogni giornata, ogni venerdì, giochi diversi, per un totale di 12 giornate, con un unico vincitore classificato tale. Se volete provare a partecipare, punto esclamativo... Street Fighter, Super Puzzle... E chi lo sa. Siamo noi. Quindi se volete, punto esclamativo Discord, punto esclamativo Telegram, per joinare, per sapere cose, come fare a partecipare, perché vi ricordo potete partecipare tutti. Non mi ha concesso di giocare perché era un livello subumano. Ma no Marco, tu eri iscritto, io eri in tabellone. Poi siamo partiti, abbiamo aspettato un po', poi siamo partiti. Salvato! Oh, Madonna! No. Grande bumper. Che save! Ma sono forti, ragazzi. Sono forti. Sapete che counter arriva ora? Attenzione. Mm-hmm. Non so se basta. Ai. No. Mamma mia. Sono Trip, un gattaro. Faccio disegnatore CAD e amo i videogame. Fantastico, benvenuto. Io ho disegnato CAD quando ero alle superiori. Adesso non riesco neanche più ad accenderlo il PC per far quello. Sono un gattaro anch'io del gatto che ormai non si è offeso da quando ho cambiato casa e non viene più a tenermi compagnia. E anche io adoro i videogiochi, quindi sei nel posto giusto, direi. Benvenuto e grazie ancora per il follow. Benvenuto, giusto, benvenuta. Io poi... L'unica cosa che non è dato mai sapere dai following è il CAD. Anch'io l'ho usato alle superiori, vero? Zero, vero? Noi dell'istituto tecnico industriale. In realtà il Bubu streama da un'altra parte, giusto? L'ho usato persino io alle superiori. È vero, eh? Vero. Sono maschio, perfetto, benvenuto allora. Ti ho imbroccato per una volta. Ciao Vince, benvenuto. Come la va? Grazie per l'host. Io lo uso tutti i giorni. Così come Puzzle Fighter, lì lo usi tutti i giorni, giusto? Certo, magari, al lavoro soprattutto. Io solo roba dopo. Ricordo il primo strumento di disegno su computer usato alle elementari, il logo sul Commodore 64. Voilà. Alessio Arcade, benvenuto. E beh, tanta roba, Dom, tu usavi il PC a quell'epoca? Oh, c'è il Commodore. Usavi il Commodore, usavi il logo. Ciao Vince. E grazie Alessio Arcade per il follow. Ciao, benvenuto.
cosa più bella è che nel biennio facevamo i programmi Turbo Pascal, anche noi facevamo la calcolatrice. E poi... Turbo Pascal io l'ho fatto. Sì, sì. Non me lo nominate. Ciao Ale, benvenuto. Il derive è bellissimo, Pascal. Cioè tu hai usato il Commodore nell'83-84, Dom, a scuola? No, in quinta elementare. Io ci sono andato... Perciò 85? 85, 86, 86, 87 secondo me. Quando sono nato io? Esattamente. Nupischello sei, Beppe. Nupischello. Qua, occhio, occhio. A lui lo dice. Qua in gel. Di Palola. No! Perché? Dio. Paolone! Cos'è accaduto? Che è? Aveva un... Se lo metteva di là... Era tanta roba. Ogni tanto si sbaglia a metterlo. Però magari può essere una tecnica. Adesso c'è il diamantone. Boom! Mamma mia, guarda, che roba! Io avevo il Vic 20, grande, beh, 77 presumo sia il tuo anno di nascita, quindi ci sta, quindi ci sta. Qua siamo vecchi, vecchissimi, giovani e giovanissimi, siamo di tutte le fasce d'età, accomunati dalla passione per i videogames. Assolutamente. Ho fatto 25 anni per la... Ho fatto 25 anni per la quindicesima volta. Lunedì appena passato. Il 386, grande Maut. 386, 486 per i ricchi. E io ho iniziato 386, 486, cavolo. Picco. Guarda, non muoiono, non muoiono, sono pazzeschi. Non si arrende. No, quel blu, oh. Quel blu, se lo lasciavi scendere dritto. Complimenti. Bravo Grigione. Vi ricordo che state assistendo alla prima semifinale dell'ottava giornata di campionato di Nerd. Cos'è il campionato di Nerd? È un campionato che organizzo a cadenza mensile su questo canale di giochi arcade, come nelle vecchie sale giochi di una volta, ma comodamente seduti a casa propria. Potete partecipare tutti se volete, punto esclamativo Discord, punto esclamativo Telegram, se volete giocare ai social e sapere come fare a partecipare e cosa utilizzare per partecipare. È veramente la prima volta che sei comodamente seduto su una sedia. Il primo torneo, esatto. Ed è il primo torneo che è crashata la live. Quindi qualcuno ha detto sfiga. Per Mouth of Truth, non lo so pronunciare, usiamo Fightcade. Usiamo Fightcade, Mouth. Un programma gratuito che reperisci su internet. Se vuoi più informazioni vieni su Discord o su Telegram. E abbiamo tutto il necessaire. Abbiamo tutto il necessaire. La della verità, the mouth of truth. Esattamente. Sì. Questo silenzio mi... Però sono davvero rapito. Davvero rapito. Sì, perché questo è un match bello tirato. E non oso pensare al successivo. Ragazzi. Aia. Smuotamento. Finisce subito. Ma Frigio che c'ha stasera? Si è dopato. Allora, Frigio non mi sente. Però gli devo dire una cosa. Ti sente? Come... No, è mutato. Frigio mangiava canni cavallo, segnava la plebiscita stasera. È carico. Tradotto per noi vichinghi nordici. Il fatto di carne di cavallo è stato in una zona, in una nota zona di Catania questa sera, prima della live. Carne di cavallo. Tra l'altro tu, Peppe, vergognati che non ti sei neanche fatto trovare quando sono venuto giù a Catania. Vergognati. E se mi hanno fatto lavorare quella settimana poi. Non è una scusa, non è una scusa. Brutta parola. Brutta parola. Questo è successo, non fa lavorare. È arrivato Shaidan, ragazzi. Ma benvenuti. Ciao Tsunami, benvenuti ragazzi. Ciao Free, benvenuto. Grazie per il follow. Facciamo lo shoutino a Shaidan. Bravissimo Peppone. Bravo. Ma il bot è venduto e solo è finito. Ciao Shai, come stai? Tutto bene? Cosa avete fatto di bello questa sera? Noi siamo qua alla prima semifinale
dell'ottava giornata di campionato con Super Puzzle Fighter. Stiamo vedendo una partita eccezionale, assolutamente pazzesca. Benvenuti a tutti, per chi non mi conoscesse sono Pezzo di Nerd, sul canale Porto Retro Gaming Console Arcade, che organizza anche questi bellissimi tornei una volta al mese. Se volete informazioni di più, se volete joinare la community e parlare con queste bellissime e bravissime persone, ci sono i social, che potete fare con punto esclamativo social oppure punto esclamativo Telegram Discord. Benvenuti, benvenuti. Cosa hai mai fatto di bello Shaidan questa sera? Sei stato su Twitch e tutti a giocare a... e a raidare? Sei arrivato a casa alle 23.45. Non andrai dove tu pensa, Free, che io quando chiudo la live non vado neanche a coricarmi, parto per andare al lavoro. Perché ho la sveglia che suona alle 3.45, 3.50 e presumo che più o meno saremo lì. Tra che sbaracco tutto e finiamo la live, parto diretto. La novità dove sta? Finito Stormblood, ottimo. Allora sei praticamente al mio livello, Shaidan. Lavoro sui treni, Maut. Lavoro sui treni. Quindi gli orari vengono dettati dal treno. Comunque, benvenuti a tutti. Grazie per il ride. E Shaidan, spero presto di giocare con te su Final Fantasy. Quindi. Ma che mossa del friggio! Occhio! Ma è la rispostona pronta di Paolo. No, ma sono questi due ragazzi sono pazzeschi. Comunque a Paolo, secondo me, dobbiamo togliere la tazzina del caffè. Io rido, ma non ho visto, è quello che avete visto voi. Ognuno vede quello che vuole vedere. Sembra una frase di Aldo Baglio. Bravo, Priglio. Bravo Paolo, bravo. Mamma mia, che semifinale, ragazzi. Ragazzi, ci ho provato, è stato troppo forte. Freebit, stiamo? Bravo Grigio. Ti spiego. Metto il tabellone e ti spiego un attimino cosa sta succedendo. Praticamente io organizzo questi tornei. Bravissimi ragazzi, adesso vi faccio ancora i complimenti. Spiego solo un attimino cosa sta succedendo. Questi tornei con un programma che si chiama Fightcade, che ti permette di giocare ai giochi vecchi da sala giochi online, come nelle vecchie sale giochi, ma ci sfidiamo comodamente seduti a casa propria. Il fatto che si possa anche guardare le partite di altri ha fatto sì che noi riusciamo sia a giocare quando tocca a me, sia a vedere tutti i match del tabellone in diretta. Allora, paghiamo le scommesse, quindi ha vinto il buon Prigione, ma complimenti anche a Paolo, perché mamma mia, avete fatto una semifinale. Ho dato il massimo. No, vabbè, ragazzi. Io non... per la prossima, no, la tazzina del caffè, quella del cappuccino. Va bene. Bravi, bravi, bravi. Grazie, Giri. Allora, Lino contro Khalid. Ho paura. E anche qua. Quarto posto? Sì, sì. Ah, ok. E decidiamo solo magari di fare l'FT2, se non vi spiace. Cosa dite? È presto, è l'1:28. Ok, è capito. Ma almeno mi date tempo a cambiarmi. A dormire non voglio dormire, ma cambiarmi. Non voglio andare a lavorare in maglietta. Ma io sono in ferie, che me ne fotto. Grazie a cazzo. votate. Anche quando non sono in ferie, prima delle 4, mi stacco mai da qua. E ti vedo che hai sempre i problemi di forno. Allora, ragazzi. Se non lo tengo io vivo. Rino Bobbu, è proprio lui. È proprio lui, come diceva Piccinini. Allora, sfidatevi pure, ragazzi, quando... siete già lì, siete già più efficienti, efficaci di me. Eccovi sì, qua. Ma non è pronosticabile questa. Bella, questa, ragazzi. 50-50 questa. Boom. E non te li puoi giocare 50. Quando volete, ragazzi. Scollino, se ti ricordi i personaggi. Com'è? Perché sul tabellone devi ancora mettere il... Sì, il risultato. Bravissimo. Paolo, sì. Hai ragione, Steve. Allora, io ho scommesso col cuore sto giro. 2 e 0. Che poi questi 2 a 0 non rendono giustizia alle partite che ci sono state. Che tra l'altro c'è stato un solo 2 a 1 ed è quello di Ele con Tancro, eh. Quindi ragazzi, è la partita eterna. Complimenti. Complimenti. Basta, vado di cuore anche io questa volta. A te piaceva Virtual Fighter? Virtual Fighter è già una roba un pochino più moderna per noi vecchietti, vecchiardi con i capelli bianchi e non. Già poligonale, però sì, tanta roba. Ha segnato l'inizio di un cambiamento.
Oh, mannaggia il ciuf ciuf. Ovviamente lo devo comunque googlare perché non so mai di cosa state parlando. Oh. Ma figurati. Uno di quei giochi che tu come lo tocchi lo masteri, perché tu tutte le cose che giochi... L'altra volta mi hai asfaltato a Windjammers, stavolta se mai avessi giocato uno di te mi asfaltavi anche a Puzzle Fight. Picchia duro... Sono una pippa, proprio non ci riesco. Chiamate solo coi shoot 'em up, per favore. Curiosissimo. Brava Ele, manda. O su Discord o su Telegram, mandami pure il suo. Ce l'ho. Bravissima. Che io domani, dopodomani, vi anche quello di Steve, tra l'altro. Non lì. Devo decidere ancora cosa. Sì, sì, ma tanto ragazzi, io fino domani, dopodomani non lo accendo più il PC, mi sa. Questo gioco 31X di Twitch. Ciao, benvenuto, grazie per il follow. Grazie. Allora, sì, un rapido conto, mancano 3 giochi per la fine del campionato di quest'anno. Sono... No, 4. 4? Settembre, ottobre, novembre, dicembre. Settembre, sì, questi sono 3 mesi, ma... 4. 9, 10, 11, 12, sono 4 mesi. Sì, 4 mesi, 4 giochi, esatto. Notate la faccia seria di Khalid su Discord? È da clippare. Sento Peppe. Che mi senti? No, Freebit, mi sa che questo sia più vecchio di Virtua Fighter, eh? Se non sbaglio è uscito una manciata di anni dopo Virtua Fighter, nonostante la grafica 2D. Mi sembra che sia intorno al 95-96 e Virtua Fighter 92-93, più o meno giù di lì. 93-94, ma controllo subito. E intanto Khalid, porca miseria, si porta a casa il primo la prima sfida. Ero convinto che stesse parlando Khalid, cioè facevo, ma come controlla? Sta giocando, ma come fa? Voilà, 93-96. Giusto. Ho fatto la pasta, ora se mai. Ragazzi. Buon appetito. Comunque ragazzi, vi ripeto che chi vince... vincerà il VIP per tutto il mese successivo. Se streamer, ma sì, sono tutti streamer quelli che sono arrivati fino qua, avranno lo shoutino per tutto il mese della propria live sul mio canale Telegram, oltre che vincere il premio più ambito di Twitch Italia, l'attestato del campionato di nerd. Ma chi se lo incula? Non lo vuole nessuno, non credo, l'attestato. No, c'è quello che vuole di spalle. Bello, Steve? Sì. Vabbè, te che sono un po' fissato. No, non mi sembrava dal tuo nick. Dal nick? Dal tatuaggio, no? Ah, no, non l'ho mai visto, mi sa, allora. Ah, no? No, l'ha mostrato la... Ma io non vi vedo su Discord, a volte. La prossima volta mostro. Dai. Sei in posti che si può mostrare. Sul braccio, tranquillo. Ok. Tipo qualche sera fa ho spettato un match di due Akuma Buism sull'Alpha 3, mi sei venuto in mente, erano due giapponesi. Mamma mia. Due. Chissà cosa è uscito. No, allora, due giappos con Akuma Buism sull'Alpha 3, signori, è spettacolo allo stato, bravo. Da registrare. Sì. Da rivedersi le play direttamente anche su Parkade. Lo trovi. Cavolo, cercala e se la trovi linkala poi, Iago. Me la guardo volentieri. Ah, sì, devo andare a rivedere. Non ricordo Nick, ricordo un due giocatori già. Comunque ce l'ho da qualche parte, l'ho vista due giorni fa. Sì, se capita lì. Ti cercano in chat. Free 8 bit ce l'ha con te. Ago! Ah, a me? Sì, penso che... Il toscanaccio. Che si sente? No! No, minimamente!
non proprio niente. Provincia di Siena, io sono Fiorentino Doc Cgprtp, insomma tutte le sigle, con tutte le consonanti. Eh sì, vedi, l'ha accolto. Vabbè, Godzilla, come si sente che io sono milanese, no? Più o meno. Pure io sogno milanese, pure te sei milanese. Minchia, ma imitare è un passo Godzilla, mi fa morire. No, veramente? Ma tu ci credi? Oh. Come se fossi calabrese. Mamma mia, no, stanno facendo delle cose pazzesche. Di stronzeggiare, ma se guardo lo schermo sto vedendo i veri numeri. No, ma questi potrebbero andare avanti tutta la notte. Occhio che bomba che tira adesso. Oh, che bello. Sì. Porca miseria, ragazzi. Ma adesso la gente mi ha scritto qualche persona di quelli che di solito si vedono su Fighting che non hanno mai partecipato, dicendomi: ma perché sei di nuovo andata fuori fuoco la camp? Ma perché non organizzi solo tornei di picchiaduro, tirano più gente e quant'altro? Ma la bellezza di vedere magari gente che non è avvezza a determinati giochi fare cose belle su altri generi, secondo me è il bello di questa cosa, perché rende tutto più equilibrato. Cioè, davvero, vedere dei numeri così è pazzesco, pazzesco. Ma anche quando hai fatto i shoot'em up, io non mi sono mai apportato al genere, ma mi sono divertito un casino a scoprire quei 5 giochi di quel tipo. Voilà, esatto. Esatto. Mio, lo so per Dio, grazie. Leggo le vostre pensieri. I picchiaduro lieviti, Frigio, non devi, perdi punti. Urdain è il male. Perché... Che bello però che Urdain. Io e Steve non l'abbiamo finito perché ci siamo dimenticati di continuare tutti e due, se no l'avremmo finito. Esatto. Io ho fatto 2 suicidi prima col grigio che mi sono costati 2 partite. Porca miseria, 2 errori proprio stupidi. Street of Rage è un altro bel mezzo, Golden Axe. A certi livelli quando fai un singolo errore ti lascia la partita. Sì, sì, a un certo punto l'ho messa proprio in un posto che non ci sta niente. Che recupero, Lino. Me la sono giocata, vabbè. Eppure Pezzino, questo qua è uno dei tornei dove si va più per le lunghe in confronto ad altri giochi. Sì, sì, è vero. Duro che altro. Sì. E abbiamo fatto il multiview nelle prime 2 fasi. Ma è un gioco senza tempo, è un qualcosa di pauroso. Bellissimo. Rino Bobbu. Che abbiamo. Questa è la versione giapponese, l'NTSC Rino Bobby. Sì, quelli Freebit sono picchiaduro a scorrimento, sono giochi co-op, però co-op, penso che mi sia uscito proprio una ventata di bagna cauda da quel co-op, detto così, che co-op. veramente. Oh, basta la ne Mario. Ma si sente tanto, che brutto. No, ma si sente tanto, lo penso. Non è vero. Non ce la faccio più. Ah, che capolavoro quel film. Ma coppamelo. Allora mi chiede cosa dici. È vero che dici. Mi è apparso davanti un piatto d'acciuga al verde. Grazie perché ho fame. Grandissimo, dai. Tra l'altro stasera, come vi ho detto, ho mangiato una bella ciotola di pling al vino. Mamma mia, che botta. Grandissimo. Senti, Pezzo, per me che sono ignorante, cosa sono i pling? Così non me lo vado a cercare su Google. Sono i ravioli. Banalmente i ravioli, però fatti al pling, perché questo gesto qua, pizzicare, plinare nel nostro dialetto, il pling. Invece che usare la classica rotellina per chiuderli, li chiudi col dito. Ma la mia cosa è plin plin. Per fare tanta plin plin. Plin plin, esatto. Quando fai i ravioli. Al vino, perché sono cotti nel vino? No, li fai come fosse pasta normale, la scoli, invece di condirla, ti riempi la scodella di vino rosso e li butti dentro. Ale! Wow. Ale, proprio top. E beh. Tanto per condirli. È il pasto del partigiano, eh. Dietetico. Preciso. Io sono della provincia di Cuneo, se non si fosse sentito. La parte dove ci sono i tartufi, qualcosa del genere. Ragazzi, io ho visto.
Adesso io ho visto ragionare Dino, mamma mia, chiusura, ha fatto un ragionamento, è stato lì a ragionare proprio. Bravissimi. Tempo, wow. Ha ragionato, ha fatto una cosa incredibile. Bravi tutte e due. Bravo Kalit. Anche Kalit hai fatto, mamma mia. Bravi, bravi, bravi. Vedete che perché roba. Siete veramente pazzeschi. Scusate, ho sentito ho sentito un complimenti di Claudia che leggermente Claudia, ma quando ti sei cambiata non eri vestita di nero prima? Non se ne è accorto nessuno. Magia. Magia. Il cambio d'abito. No, ha fatto lei il brush, quello di Paint, come lo chiama, il Photoshop, Secchiello. Cos'è il chiesto? Allora, scegliamo il risultato del pronostichino. Ha messo pure la fascia? Perché non mi ha aggiunto però Kalit in tabellone? Oh, Fascione ti direbbe... Eccolo qua, ok, aggiornato adesso. Quindi ragazzi, Kalit, tu credevi di riposarti? Credevi riposarti. No, fare il terzo posto. E invece devi fare il terzo o quarto posto con Paolone. Devi non cambiare di nuovo connessione, Paolo. Dico Paolo, ma non potrei. Giusto, mai. Giusto, Warband per Kalit. Allora. Bellissimo, vedo comunque. Io allora. Dirlo è bellissimo. Ragazzi, io mentre voi vi preparate, Paolo. Faccio le prediction. Io dico sempre. E vi ricordo che quando eleggeremo il vincitore di questa sera, ci sarà l'annuncio del prossimo torneo di settembre. Che è successo? Poli, grazie mille per il follow e benvenuto, benvenuto. Allora, Warbumper contro Kalit. Adesso possiamo scegliere tutti... Tutto quello che volete, giusto. Il vostro main, potete fare quello che volete. Ok, le prediction sono partite. Sangue. La finellina dan dan. Comunque, se ti chiami pezzo Warbumper, ti chiami, perché non vedo la prima parte della stringa, quindi ho scritto pezzo Warbumper. Però è lui. Allora, sfidatevi pure quando volete. E ci siamo. Inizia la finale, terzo e quarto posto dell'ottava giornata del campionato di Nerd, ragazzi. Edo, mi devi aggiungere tu perché sei in away. Ah, è vero. Scusate. Figurati. Ma dopo la finale... stavo già pensando di guardare la finale. Ragazzi, allora FT2 me lo concedete anche la finale? Facciamo come abbiamo fatto fino adesso? Sì, c'è. Sì. Solo se ci facciamo due spaghetti dopo la finale. Sì, io me li faccio in macchina. Mentre voi li mangiate, io vi guardo. Metto... Ma fai i ravioli, no? Fai i plin plin. Li frulli e Why not? Come si chiama? I sei che buono, quelli con l'acqua calda. Oh no, tutto nero, vedo nero. Crashato. Sarà nero. Mica io vedo lo schermo nero. Non mi nero, ti è uscito anche a te, eh? Ti è uscito anche a te adesso. E dove esci dalla way un attimo? Io non sono in away. È il contrario. No, io ti vedo in away. Provate a fare il contrario. Ma io lo vedo non disponibile, Edo. Anch'io mi vedo non disponibile, però c'ho... Aspetta che chiudo lì. Lino Bob chiede se si può scegliere Emilio Fede. E figura di merda. No, Freebit, Just giustamente ha detto... Vedi, Paolo? Diciamo che... Ti vedo sempre... No, non ti vedo proprio più adesso. Perché? Questo genere di streamer a noi non è che ci garba più di tanto, quindi per quello cerchiamo di non parlarne, comunque utilizzare un linguaggio un pochino più tranquillo. Giusto, no, Justin? Ti vedo sempre in away. Aspetta, ok. Tra l'altro, grazie, Justin. Poi non c'è problema, Mi segnerò al prossimo torneo domani, probabilmente. Dai, vai tranquillo. Se è un picchiaduro non mi segno. Chi lo sa? È una cosa che non si è mai vista, qua. Ah, ok. Va bene, buonanotte a tutti. Sempre tutto nero. Ciao, Zu. Ciao. Aspettate che riavvio la connessione, Vai. Solo, perché è sempre tutto nero.
Dai, se continua a essere tutto nero, al limite facciamo pari e patta e 5 punti a testa. E buonanotte. Questo è da vedere. Lo so che è da vedere, ragazzi. È andato su. No, veramente. No, ha salutato. No, 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 ma il linguaggio, no, no, il linguaggio non... Pri, non è il linguaggio, è solo che queste tizie a noi non ci garbano tanto, quindi... Ciao, Asiel. Non è assolutamente... Non è... Il Valterone. Nulla di vietato. Allora, ciao Asiel, benvenuta, benvenuta. È nascosto, è mutato, ma c'è. Che c'è, men mutato. Secondo me si sta facendo la mafalda con la mortadella, ma comunque boh, non mi fate venire fame però. Allora, innanzitutto io ho fame. No, non va. Beh, proprio non va? No, sono da smartphone io, eh. Vabbè, mica c'è il caso di autobannarti, Free, non è mica fatto niente di male, ti hanno solo detto una cosa che non sapevi, non c'è mica il caso, stai tranquillo. Sono disconnetto proprio che mi sono perso, che siamo arrivati alla finale, stiamo arrivati alla finale. Però peccato che la finalina non riusciamo a vederla. Aspetta un pezzo, provo a far così, provo ad attaccare il cavo di rete e vedere... Vai, dai, proviamo ancora l'ultima. Proviamo ancora l'ultima. È scomparso metà frase mentre lo diceva. Dicevo che se non funziona va bene così, okay. Non c'è problema, io sono già contento di essere arrivato in semifinale. Facciamo come i IQ Team Up, 5 punti a testa. Essere stato con voi in questa serata. Vi canto una canzone? No, meglio di no, per le vostre orecchie meglio di no. Però vi posso dire che chi vincerà la finale tra Grigio e Linobob si chiapperà questo, il bellissimo attestato di Super Puzzle Fighter. Oltre. Niente pezzo, non niente? C'è verso di farlo andare. Ha dai. Messo di funzionare sia lo smartphone che il... che il... Dai, peccato. Io Paolo. Dai, prova ancora una volta Khalid. La domanda, l'attestato, lo mandi firmato digitalmente? Sì, sì, sì. Digitale. Tipo quando si fanno i documenti per PEC? Con la digitale? Eh beh, sono cose ufficiali, ufficiali non ufficiose. Niente, non va. Allora non ci posso. Ragazzi, mi dispiace. Dai, fa niente. Allora vadano Grigio e Linobob. Fino adesso, dai. Allora gustiamoci la finale. Allora, bon, decidete voi, finalisti, se volete farle PT3 o PT2, avendo una partita in meno. Fate voi, decidete voi, Grigio e Lino. Scrivete pure in chat se siete mutati. Vale anche tre. Grigio, aspetta, Grigio non c'è perché si è mutato, ma se mi sente, se vuoi scrivere. Vale Grigio. Compare Grigio, se volete fare FT2 mi va bene in dolo. Ok, va bene, allora rimaniamo su FT2. Il primo che arriva a 2 vince, dai, andate pure. E siamo alla finale dell'ottavo torneo di nerd, cioè giornata del campionato. Dai! Aspettate, devo aprire le diamine di... Niente, qua devo eliminare perché non avete giocato. Elimina, rimborsa i punti. Allora, avvia il pronostico. Avvia il pronostico. Vincitore tra... Lino e Grigio. Ultima prediction della giornata. Vamonos, vamonos, vamonos. Voi avete anche iniziato. Ricordiamo che possono utilizzare tranquillamente i loro main. Cambiamo la schermata. Olè. Perché in finale si può fare quello che vogliono. Sakura contro... Vale se voto per lì. Sakura contro Ken Ko? Sì. Secondo me il main di Lino è Ken. Davvero? Ha giocato meglio? Cioè, ha giocato meglio. Ha giocato bene sempre. Però con Sakura ha fatto dei bei numeri. Vediamo. Una domanda, chiediti sarà dato. Dove si trova sto gioco? Questo gioco? Un risodio.
Questo gioco lo puoi trovare in sala giochi principalmente. Esatto. Seconda cosa, se vuoi giocare anche con noi, puoi utilizzare il programma che si chiama Fightfield, che ti permette di giocare ai giochi arcade di una volta, quelli della sala giochi, comodamente a casa tua, con qualsiasi persona tu voglia, così come facciamo noi organizzando i tornei su questa piattaforma. Se avete informazioni in più, lo sapete, punto esclamativo Discord, punto esclamativo Telegram, e potete joinare i social, e oltre a questo entrate in questa bellissima community di gente bella bella bella. Oops. Da telefono mi sa che allora tu, a meno che tu non abbia Android con qualche emulatore, non credo che tu riesca ad averlo, sai. Serve il comando fight, che gli dà ragione, Zero. Devo pigliarci su. Mamma mia! Rapidissimo. Fare quella cosa su Fightcade da secoli, pezzo. Eh sì. Poi quando dici tu e ti decidi. Prego, fanno 20 euro, dai, va bene. Lino con Ken è devastante. Su Android si trovano emulatori. La rifaccio, Lino è devastante. Tanto dovresti procurarti un controller, perché non so come fai con i comandi touch a giocare a... Si fa, però è un casotto, io non mi ci trovo. Qua viene fuori tutto il mio boomer, i comandi digitali sono il male, specialmente per i giochi arcade. No, certo che si può fare a livello tecnico, ma ritengo che sia... A parte che io sul cellulare gioco sul cellulare gioco col controller della PlayStation 4. Mm-hmm. È comodissimo. Sì, c'è l'adattatore 8 bit, qualcosa del genere. No, ma anche senza Bluetooth. In Bluetooth, lago. Tieni schiacciato PS Share, lui va in modalità ricerca. Tac. Si attacca direttamente. Xbox non lo so. Sì, anche Xbox. Anche Xbox, ok. Eh sì, adesso c'hai anche xCloud con il Game Pass. Ah sì, è vero. Oh però! Oh. Aia, ne arrivano 10, 9, 3, 18. Aia. Buona la prima, bravo Lino. Lino è tosto, ragazzi. Lino è tosto. Un po' per il grigio. Abbia in sacchi i soldi sopra te. Vince. Era in codice, eh? Sì, ma si comprendeva lo stesso. Non era molto grigiano. Sì, per il controllo PS4 gli ho dato del frigo, mo. Infatti. Ma dov'è il Paolino? 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 Niente. Allora, ragazzi, di solito io faccio anche il conto della classifica generale prima di chiudere la live. Questa volta ve la metterò sui social, su Instagram, Telegram e Discord, perché mi sono dovuto trovare a parlare non avendo soci di commento, quindi ho dovuto un attimino stare qua con voi e allora non ho avuto tempo per aggiornarlo, però ve lo faccio poi domani con calma. I soci hanno giocato questa volta. Posso provare un attimo? Ci provo. Diamante bruciato. Ma non è la prima volta che Lino fa una cosa del genere. Ho schiacciato qualcosa. Ho come la vaga sensazione che sia voluta sta roba qua. Strategia. Allora, perché il diamante dà meno colpi all'avversario, esatto. Questo l'ho capito. Ma perché bruciarlo in quella maniera? Perché non ha una situazione giusta per perché poter dopo gli si distrugge il. Allora, Rick 1. Ma dà anche un bonus la costruzione di pista. Eccomi Peppe, c'ero solo vero in toilette. In te vicino. Sì. Ah, tu mi senti dal... Io quando stacco dal computer attacco il telefono con l'auricolare e ascolto dal telefono. Seguo la chat. Perché non è che attacca mentre, il microfono? Sei al bagno. Meno fatta male. Tutto a zero, grazie. Non hai attaccato il microfono, meno male. Ora l'ha usato il diamante. Ora sì. Ele, avevi preso il posto di Yuri, vero? Sì.
Non me lo ricordo. Sì, di Yuri. Davide ha preso il posto di Yuri. Eli ha preso il posto di Butta fuori. Ah, di Butta, è vero. Guarda che canto di affatto. Ah, Butta fuori, Dossa Fedra è finito. Ma io l'ho visto ieri in live, mi ha detto che ci sarebbe stato, poi boh. Poi è strano, è svizzero lui. Bella questa. Beh, questa è bella, questa è bella. La precisione svizzera. Questa è bella. Era dovuta. Voi lo vedete cosa sta succedendo a schermo, ragazzi? Voi sì. Guardando, ma... Madonna. No, no, no. Il problema è capire, Ago. Non è guardare, è capire. No, lo capisci quando vedi che Grigio stava mandando 40 pezzi là che immaginamente sono diventati 12. Cioè il contraccolpo ti permette di subire meno? Sì. Però va fatto con una giusta. Guarda che numero di Lino, mamma mia. Va fatto allora, Grigio ha fatto il numero. Io sta meccanico non l'avevo capita. Attenzione, che bomba. No, non ditemi che sta finendo, che non ce la faccio. Cosa? Sto cercando di prendere i punteggi. No. Hai ancora un secondo. Ho capito. Ora l'ho capito. Pezzo, hai una manciata di secondi. Guarda. Hai poco più. Addirittura. Veramente? Vuole farla completa? Sì. Intanto sa che gli cadono lì i rossi. Allora, a un certo punto deve fare per forza. Attenzione. Boom. Boom arriva fra un po'. Eccola. Ancora no. Ancora no. Questa. No. No? Ancora no? La tiene. Ecco. C'è, eccola qua. Pericoloso però, ora sì, per forza. Però dura, tende caro la pelle. La sta counterando, vedi? Eh sì. Da 32 l'ha counterata a 19, che non è male. Ai. Però adesso. Bomba. Ah, è arrivato il rosso tardi. Ale, mamma mia. Aspetta, non è ancora detto. Che gioco e che partita sul diamante. Niente. Bravi ragazzi, bravi davvero, complimenti, stra complimenti, così un'altra bomba, stra complimenti. Allora adesso io non riuscirò a concludere il torneo perché bomba. Ah no, però effettivamente se non cosa faccio? Io ho dato 5 punti a entrambi, però non mi fa chiudere il torneo perché se c'è pareggio, cosa faccio? Chiedo la vittoria. Devi darne 5 a 1 e 4 a un altro, sennò sì. Chiudi il cialdo. E a chi è che non andava? Non andava a Paolo o a Khalid? Dalli pure a me i 4, non c'è Paolo. Problema. Okay. Paolo. Dai, ok, allora diamo un 2-0 a Khalid. Così riesco a chiudere il tabellone, perché sennò non ce la faccio. Sì, va bene, tranquillissimo. E diamo. I pagamenti del pronostico. Sì, adesso arrivano. E due Linovo. E quindi, qualcuno mi faccia il punto esclamativo winner, per cortesia, in chat. Abbiamo nuovamente Lino campione. Non va? Mai non va, lo devo fare io per forza. Figura di merda.
Zero il numero uno. Ma perché non va neanche se lo faccio io? Ah, ok, partito. Bravissimo Lino. Il canter è riuscito. Bravo Lino. Complimenti. Bene, ragazzi. Allora, quindi, scusatemi una cosa. Ma dove è nascosto un bar il grigio? In bar è scappato. Ha fatto una signora finale. Eccolo lì. Ah, 10.000 patate. Guarda. Allora, ragazzi, visto che dietro la situazione è abbastanza invariata, io la aggiornerò nei prossimi giorni. Aggiorno solamente i primi due, che sono quelli che dove praticamente è cambiata la situazione. Cioè, non è cambiata, ma si sono avvicinate un pochino le faccende. Perché Girolamo ha fatto 2 punti, quindi va a 54, mentre Lino, facendone 10, va a 48. Quindi, ragazzi, guardate quanto poco. No, aspetta, com'è che ha fatto 2 punti? Sì, perché è uscito agli ottavi di finale, giusto? Ma era entrato via tavolino. Come? No, lui era già inserito negli ottavi da tabellone, quindi non ha, come si dice, non ha disputato le eliminatorie, capito? Mm-hmm. Quindi le eliminatorie, chi esce comunque guadagna sempre un punto, perché ho deciso di far guadagnare sempre un punto anche a chi perde già direttamente la prima partita. Chi esce agli ottavi 2 punti, chi esce a... ai quarti a 3 punti, semifinale 4 e 5 e 7 e 10 per la finale. Quindi, allora, abbiamo detto 54 e 48. Ok, a posto. Allora. Giusto, no? Sì. Ah, ok. Silenzio, ho detto. No. Allora. Quindi, ragazzi, il buon Lino Bob si vedrà recapitato a casa, non è vero, non a casa, alla mail, in mail, questa bellissima, anzi su Telegram, che mi è più comodo. Complimenti ancora a Lino, ma anche complimenti a Grigio, sei stato passasco. Davvero. Sei stato veramente passasco. Vabbè. E vabbè, tanto siete qua, io vengo ancora a farvi un saluto, cosa dite? Vengo ancora a farvi un saluto, visto che siete rimasti qua fino alle 2. Tanto ci sentiamo tra un'oretta, ok? Che dite? Un'oretta e mezza, ci risentiamo, Peppe. Eccolo anche il vincitore. Ciao Lino. Valterigno, ce la sarebbe una spenda. Eccolo qui, Valterigno. Con la spada. Con la spada di Hollow Knight. Che sta facendo? Bravi, bravi davvero, ragazzi. Bravi. È arrivato anche Rick. Bravo Rick. Bravi. Grazie a tutti, in particolar modo a Ele, Kalit, che siete entrati così al brucio in corsa, e grazie davvero. Ma grazie. E il buon Ago, la sua prima apparizione, e vabbè, a tutti voi abitué, non vi ringrazio perché sono stufo. Non è vero. Grazie mille a tutti. E nulla, adesso cerchiamo di capire un attimino quale sarà il gioco o i giochi del torneo di settembre, ricordandovi che ci si potrà iscrivere facendo il comando apposito quando lo dico io, solo quando lo dico io, ok? Bella! Cosa? Giusto, mi dici il merda. Guarda Lino come si diverte. Eh beh. Allora, il torneo di settembre sarà basato su, quindi già questo vi viene in mente che è un genere e non è un gioco, è basato su Densha the Go. Dico io. Che sarà? Oh. Che sarà? Attenzione. Che sarà? Dicendo questo, ho dovuto fare delle scelte proprio per incompatibilità di Fightcade. Ve ne rendete conto? Sono ancora sotto test per determinate cose. Tra l'altro devo ancora pagarvi la scommessa, scusatemi, visto adesso. Allarga giri, che ho già vinto. T'ho visto guidare, stai scherzando? Ed è per questo motivo che il torneo probabilmente sarà lockato a 16 persone. Comunque sia, voi fate lo stesso il comando se vi interessa partecipare. Vi dico che le prime 16 persone iscriversi avranno il posto assicurato. Per le altre devo fare ancora dei test e lo vedremo. Quindi io adesso vado ad aprire il comando. Sì, in tournament. Che
che sarà sempre, ricordatevi, punto esclamativo join da fare solo ed esclusivamente adesso che è stato lanciato il comando. Quindi, questo era il... Guarda, punto esclamativo gioco, punto esclamativo gioco. Ragazzi, grazie mille a tutti, grazie mille ai ride, agli host, ai follow, alle sub, ai beat, a voi che avete guardato, che avete seguito, nonostante i mille problemi che abbiamo avuto questa sera, anche al crash che abbiamo avuto per la prima volta, mannaggia, al torneo, e soprattutto grazie a voi che avete partecipato, perché come dico sempre, mi ripeto, ma mai abbastanza, senza di voi che giocate, tutto questo, questo poco di roba, non sarebbe possibile. Quindi... 16 intanto. Siamo già 16, esatto. Non sarà possibile, siamo già 16, contando che ho un paio di persone che mi avevano già detto che volevano iscriversi. Cercherò di riuscire a incastrare... Vabbè, vediamo. Lì ma sono cavoli miei. Ma perde la poltrona. Chi va all'osto perde il posto, si dice da noi. Allora... quindi grazie mille a tutti, andiamo a vedere se c'è qualcuno da fare un bel raidino. Ecco, il sedicesimo già grazie si ritira. Grazie a te pezzo come sempre. Il sedicesimo si ritira, ok, perfetto. Al limite lo tolgo dopo. Allora, fatemi chiudere. Ah no, aspetta, devo dare il torneo concluso, ecco qua, così posso chiudere challenge i conti, se non vi offendo. Beh, mi chiudi io missione e poi torno. Allora, avete qualche idea per il raid? Vedete qualcuno di amico amichevole? Fatemi un po' vedere chi c'è. Io no. Allora, c'è tocca. C'è Robo gioco, non siamo mai più andati. Allora, aspettate, però io voglio vedere anche un attimino che sia qualcosa di... Ah, c'è Don Bozzi che sta facendo Garou. Possiamo andare da Don. Andiamo da Don, dai, ci sto. Anche perché, no, niente, non lo dico. Questo è un super spoiler che stavo già dicendo una cosa di troppo. Attenzione! Stavo già dicendo una cosa di troppo, ma nessuno può aver capito perché è solo nella mia testa, non lo sa. Nessuno, non è vero. Una persona lo sa. Ed è anche seduta lì tra di voi in Discord. Adesso chi è che sa qualcosa? Chi è che no, no, via, Peppe. Una persona sa, e secondo me quella persona che sa non sa più a cosa io mi riferisco, quindi è meglio così. Non sa di sapere. Allora, Don Bozzi con l'underscore. Andiamo a scriverlo. Io però dovevo fare ancora qualcosa, non mi ricordo più. Vabbè, fa niente. Allora, prima del ride, vi ringrazio con un piccolo video che è quello, il video introduttivo della community di Fight, che è sempre opera pia del buon Griuska. E dopodiché facciamo partire il buon raidino del Don Bozzi. Ragazzi di Discord, vi vengo ancora a salutare prima di andare a letto. Grazie mille, ora vi muto, ci vediamo tra pochissimo. Grazie a tutti, davvero. Siete dei cuori. Siete dei cuori e arrivo subito, aspettatemi. E possibilmente vestiti, possibilmente vestiti, mi raccomando. Arrivo subito. E niente ragazzi, allora io voglio, non faccio neanche partire i crediti perché essendo la live splittata non riuscirei a ringraziare tutti quelli che dovrei, e vi lascio con questo breve video che è un attimino quello che riassume quello che questo canale ha cercato di fare con i tornei, cioè di unire un pochino di persone con un unico, sotto un'unica, no, un'unica bandiera è brutto, però con un unico obiettivo che è quello di divertirsi in compagnia, come nelle vecchie sale giochi, in un ambiente, come avete visto, competitivo, ma sano e tranquillo, soprattutto amichevole. Quindi godetevi questo breve video e per il torneo ci vediamo probabilmente e quasi sicuramente l'ultimo venerdì di settembre. Se vi è piaciuto un pochino quello che avete visto, che pensate di poter vedere, mettete un followino a questo canale oppure joinate i social, ma attivate le campanelle perché non ho uno schedule fisso, quindi vado live così quando riesco. Godetevi il video, vi saluto e rimanete per il ride. Da Pezzi Nerd è tutto, alla prossima.